Devo stare qua? Dove vuoi? Se stai qui va benissimo, se stai anche di là va benissimo, non, okay. Le due immagini non si sovrappongono. Ok. Allora, volevo fare due domande perché oggi è Linux Day, no? E volevo, se volete alzare la mano o altrimenti fate a meno, chi è di voi che usa Linux? Uno? Io. Due? dai. Anche io. E anche chi c'è dietro la telecamera. Ma chi usa Instagram? Ci sono, si spegne. Beh, sapete che Instagram gira su Linux? Sapete? Cioè, tutti i server di Instagram sono su Linux. Chi è di voi che usa Android, telefono? Tutti usate Linux. Tutti i telefoni Android usano Linux. Ok. Diciamo che Linux è quella cosa che è pervasiva, cioè dappertutto, e stranamente nessuno lo sa quasi. E quest'anno è un anno particolare, perché quest'anno a me piace un po' il mondo un po' degli alberi e del mondo un po' naturale, diciamo. Quest'anno io ho alcuni ciliegi, non è nato neanche una ciliegia, neanche un'albicocca, niente. Un anno stranissimo questo qua, il 2018. Però qui al Polo sono nate tante cosette che un po' voglio raccontarvi. C'è un bellissimo link, che c'è un sito, si chiama OMG Ubuntu, che racconta un po' 27 fatti riguardanti Linux. Ecco, io purtroppo questo PC non è il mio, perché io avevo il mio PC è un altro, e cliccando qui apriva il sito, però sono fregato, diciamo. Quindi, che c'è su Android i 500 computer più potenti del mondo, quindi 500 su 500 usano Linux. Questo per dire che in sostanza questo sistema operativo che c'è dappertutto e nessuno lo sa è molto efficiente. Si può usare nei PC, ad esempio io consiglio, se volete, ci sono mille distribuzioni, ci sono mille tipologie di questi programmi da caricare. Io vi consiglio Mint perché è il più facile e quello più vicino all'utilizzo di chi usa Windows o altri sistemi Mac. Quindi se siete indecisi o non conoscete, io partirei con quello, diciamo. Qui da noi ci troviamo il martedì sera, forse l'hanno detto anche prima, se qualcuno di voi è interessato può venire a trovarci e a provare a installarsi sul suo PC, anche in prova, nel senso che potete mettere una chiavetta e vederlo nel vostro PC che gira nella chiavetta, e se poi volete installarlo ve lo installate. Quindi non serve che uno abbia un altro PC, che abbia un altro disco, volendo solo con una chiavetta funziona. Okay? La Linux Foundation, che è la fondazione, cioè l'organizzazione che gestisce tutto questo mondo, è il progetto open source più grande al mondo. Questo cosa significa? Noi ci siamo appassionati di open source e abbiamo portato avanti un progetto che si chiama Odoo, che è il gestionale oggi più diffuso ed è totalmente open source, cioè ho i sorgenti, posso modificarlo, posso copiarlo, posso fare quello che voglio. Nel senso che io ho tutta la tecnologia a disposizione. Funziona con un database che è anche lui open source, si chiama Postgres, che è un database di origine IBM, diciamo, un database molto robusto, è il più diffuso al mondo, tanto per dire, è il più utilizzato al mondo. E usa un linguaggio che si chiama Python, non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare. È, diciamo, un linguaggio che usa Google, che usa N grandi aziende, tantissime aziende importanti nel settore informatico, e che tutte, tra l'altro, fanno parte della Linux Foundation. Se voi andate a vedere su queste slide, che magari poi distribuiremo o metteremo a disposizione nel sito, c'è il link di quali sono le aziende che appartengono alla Linux Foundation. Sono pagine e pagine e pagine di aziende. Le più importanti sono tutte che appartengono a questa Linux Foundation. Quello che è strano di questa organizzazione è che
Uno dice, ma l'open source chi è che ci guadagna, chi non ci guadagna, ma se il software è gratis chi ci guadagna? In realtà tutte le più grandi software house del mondo lo usano e lo finanziano. Quindi è il sistema che diciamo ha il giro d'affari, l'introito economico più grande forse al mondo. Quindi è quasi una contraddizione per uno che non conosce questi aspetti, dice, come è possibile? Se io ti do le sorgenti dei programmi che faccio, tutto come fai a essere la struttura a livello economico più grande al mondo? Non so se sapete, un modo di condividere i sorgenti è quello di usare GitHub o GitLab, non so se avete mai sentito parlare. Sono dei siti dove io metto i miei sorgenti in questi siti, dove qualcuno può modificarli, si fa i cosiddetti fork, poi fa delle richieste di dire questa modifica che ho fatto secondo me va bene, vorrei che fosse messa nel sistema standard, si chiamano appunto pull request, cioè voglio rimettere questa modifica che io ho fatto, io che sono uno qualsiasi, dico secondo me sarebbe da fare così, faccio questa richiesta, mettiamo questo software. Questi siti, uno è stato acquisito molto di recente da Microsoft per billions, cioè per miliardi di euro. E uno dice, ma un sito che gestisce software aperto ha tutto questo valore. Nel senso che la condivisione e tutto il mondo del software sta usando queste tecniche di sviluppo, dove ad esempio Linux ha moltissime modifiche ogni ora. Nel frattempo che voi eravate di là e siete venuti di qua, già Linux si è modificato. Cioè ogni ora c'è una modifica, ci sono n modifiche in tempo reale del sistema. Chiaramente ognuno usa un sistema che è a una certa data, che ha un certo tipo di sviluppo, diciamo, che uno utilizza del software che è appena modificato, no? Ci sono dei vari step dove io consolido le modifiche e le in qualche modo utilizzo in modo professionale. Qui era questa slide, era per dire alcune di quelle aziende che vedete lì, questi sarebbero i Platinum Partner, cioè quelli che sostanzialmente cacciano più denaro. E ci sono i nomi importanti, Google, Mac, Oracle, IBM, cioè le aziende che sono americane, che hanno il numero, il livello di fatturato più alto al mondo, usano e fanno parte della Linux Foundation e finanziano Linux. Questo per dirvi l'importanza di questo sistema. Poi uno può non guardare questa cosa, però secondo me, diciamo, sono numeri enormi. Uno non si rende neanche conto di che dimensione sia questa cosa. Ecco, qua avevo messo appunto un po', rilacciandomi al discorso delle ciliegie, che quest'anno non ho mangiata neanche una, il mio albero. Però sono nate tante cose quest'anno. Abbiamo lavorato molto nel mondo open source, quindi c'è Linux che è open source, ma noi abbiamo sviluppato su un gestionale che è open source, si chiama Odoo. Io ho spinto anche su dell'hardware, open hardware si chiama, cioè un mini PC, dove tutti i progetti del PC sono aperti, nel senso che non è l'azienda che si tiene il progetto di come è fatto il chip, di come sono fatti i circuiti, ma tutto questo sistema è tenuto aperto. E non solo quindi il software, ma anche i progetti dei PC, delle schede hardware, sono aperti. Siamo stati per la terza volta un incontro che fanno una cittadina vicino a Bruxelles, una cittadina universitaria, Villers-la-Neuve, che è una cittadina dove questa azienda che fa software open source che si chiama Odoo raccoglie un po' tutti gli sviluppatori e ha presentato un po' le novità del programma. E 3 anni fa eravamo andati in 2, l'anno scorso in 3, quest'anno siamo andati in 6. Quindi stiamo estendendo un po' la rete delle persone che stanno usando il sistema per apprendere sia tecnologie di tipo innovativo web, perché questo gestionale gira sul browser, quindi è un gestionale web, non devo installare niente, mi collego a un server, utente password e lo utilizzo, oppure posso installarlo sul mio PC piuttosto che nella rete locale dove lavoro. Abbiamo fatto uno sprint code, cioè in questi
in questi locali sopra qui abbiamo riunito una serie di persone che si sono trovate per sviluppare il codice in maniera gratuita, nel senso che abbiamo fatto, nel caso nostro, abbiamo sviluppato la produzione, che è un po' l'argomento di cui volevo parlare, abbiamo spinto nel estendere il modo di lavorare che hanno, no, il modo di lavorare in Odoo come lavorano le nostre aziende qui, cioè che lavorano molte su produzione per ordine, si chiama make to order, si dice in inglese. Cioè il fatto che io mi arriva un progetto, configuro il prodotto, in base a come ho deciso di configurarlo, poi lo mando in produzione, che è quel prodotto che è già destinato a un cliente finale. Questo tipo di produzione che ha alcune specificità, noi l'abbiamo appunto sviluppato in un incontro, avevamo più di 10 persone, forse una quindicina, dove abbiamo sviluppato questo tipo di modalità. Quindi abbiamo sviluppato una parte, diciamo, che è del settore tecnico, chiama MRP o Material Requirement Planning, comunque uno strumento per trasformare quello che è il desiderio del cliente in poi un prodotto che è il suo prodotto. No? Noi, specialmente nel nostro ambito, dobbiamo puntare su una produzione, si dice custom, cioè una produzione che è specifica. Saranno i mercati esteri, cinesi, piuttosto che producono magari dei prodotti con tanti numeri a basso costo. Noi qui dobbiamo puntare su un prodotto di fascia medio-alta, cioè bello, di design, che anche le caratteristiche che vuole il cliente, specifiche per lui. E in questo senso abbiamo spinto nel sviluppare questo tipo di produzione. Qui c'è stata a febbraio, ci sarà anche il prossimo anno, una conferenza, si chiama Open Design Conference, che viene organizzata sempre da noi del PNLUG, per utilizzare strumenti di progettazione che sono open source. Gli strumenti dove io posso disegnare in 3D un oggetto, quindi fare un disegno 3D anche di un certo livello, esportarlo nel web, vederlo nel browser, e con tutto con strumenti che a livello professionale potrebbero costare 10.000 euro, cifre importanti. Questi sono strumenti aperti dove io ho i sorgenti e anche l'eseguibile che posso installarmelo su qualsiasi piattaforma, Mac, Linux, piuttosto che Windows, e usarli. Quindi posso progettare in maniera aperta. Tra le varie cose, non so se avete accennato prima, abbiamo, grazie anche al grande lavoro di Marcello e di altri di noi, di Sergio, di Stefano, di Ruben, di tante persone, abbiamo lavorato per fare che le nostre sagre paesane usino Odoo, che è questo software che con un strumento visivo, touchscreen, posso ordinare, stampare lo scontrino, dare le comande al bar e alla cucina. Quindi abbiamo fatto un progetto che è stato poi realizzato in sagre locali, a Cordenons, a Francenigo, a Villotta, in una serie di località della zona. Con anche presenze importanti, non quindi una piccola sagra, anche una sagra con presenze importanti. E ultimamente ci stiamo un po' impegnando nel risolvere il problema della fattura elettronica, che è l'argomento recente qui in Italia, perché dall'inizio del prossimo anno entra in vigore anche per le aziende private, era già per le aziende pubbliche, il fatto che io non stampo una fattura e la do al mio cliente, devo mandargli attraverso una rete specifica, si chiama Servizi di Interscambio, che è gestita dall'Agenzia delle Entrate, devo mandare un file che è la mia fattura. Il mondo di tutte le aziende si dice digitalizzando, nel senso che una volta era cartaceo, una volta c'era il fax, no? Adesso non c'è più, io mando una mail dove mando un failetto che ha dentro la mia fattura. Se voglio vederla, non posso neanche vederla se io non ho gli strumenti per vederla, no? Perché apro e ci sono scritte tantissime cose che faccio fatica a leggere. Ci sono comunque dei software, Lasso Software e Lasso Invoice, hanno fatto un software che io posso aprire questo file e vederlo, una sorta di prototipo di fattura, no? E c'è tutta una gestione per questo tipo di documenti. Non so di che tipo di scuole siete voi. Matiusi, sapevo, siete principalmente Matiusi. Io sono un ex Matiusi, quindi sono un ragioniere programmatore di vecchia data. E,
queste cose sembravano incredibili all'epoca. Io facevo stenografia, non so se sapete cos'è stenografia. Utilissima. Cioè, sì. No, veramente, perché il teatro era meglio, perché io ho fatto stenografia. Quindi siamo entrambi... Ho finito a ragionare e a recuperare quelle informazioni. Ti dà velocità nel tradurre mentalmente quello che senti, quello che... Non è banale. Lo so. Oggi siamo nel mondo che non si scrive più, cioè ci sono, è tutto elettronico, e anche la fattura da inizio del prossimo anno, quindi dal 1 gennaio, ci saranno quelle fatture tutte elettroniche. Quindi io manderò una fattura con una mail, una PEC, devo usare una mail specifica che è di tipo, sarebbe una mail certificata, che mi consente quindi di inviare o attraverso la mail, attraverso altri sistemi, un indirizzo di interscambio. Posso inviare e ricevere i documenti di tipo fiscale. Alla fine ho messo un punto che si chiama dischi rotanti, no? Chi è che di voi che ha ancora dischi rotanti? A parte io. Voi sapete che ci sono 2 miliardi di telefoni in giro per il mondo. Voi avete mai sentito dire a uno mi si è rotto il disco del telefono? Voi avete mai sentito un... Ci sono ancora dischi rotanti. Io mi chiedo come mai ci sono ancora dischi rotanti. So, vi lascio questa domanda, perché ancora c'è qualcuno che ha i magazzini pieni di dischi rotanti, ma il mondo non è più dischi rotanti. Era il secolo scorso c'erano dischi rotanti. E oggi non ci sono più dischi rotanti. O almeno qualcuno cerca di vendermeli, perché ne ha magazzino. Nel senso che il mondo cambia e qualcuno tende a mantenerlo indietro, tipo nessuno vi dice che esiste software libero Linux, io posso caricarmi il mio PC Linux e usare le risorse hardware e tutto al 100%, cioè non avere del software inutile che fa delle cose inutili o che servono a qualcun altro per sapere cosa faccio o che ne so. Ho del software che fa quello che deve fare utilizzando le risorse al massimo. Quindi ho 100 cavalli, uso 100 cavalli di potenza. E questo lo conferma il fatto che 500 dei computer più veloci del mondo usa Linux. Non è un caso. Cioè 500 su 500, provate a pensarci. Parla dei supercomputer, cioè le macchine ultra veloci, qualcosa che non immaginiamo. Macchine che hanno una centrale elettrica che le alimenta. Hanno un'intera centrale elettrica che ce le tiene accese. Qui io avevo un video sull'open source che ritenevo importante perché forse... A me è partito il fantomino. A te è partito? Qua no. Qua no. Provo che calci sopra. Aiutami tu, Ivo, perché io... No, è andato ancora avanti. È andato avanti. Nel senso era un argomento che noi ci siamo molto, io sto facendo una presentazione molto verbale perché qualcosa sotto qua non funziona, comunque spero vi sia di interesse. Ad esempio noi ci siamo impegnati molto nel mondo dell'open source anche perché sia un qualcosa che conoscano la gente, no? Cioè, tutti i nostri servizi pubblici, sanitari, piuttosto che sono molto importanti, piuttosto che qualsiasi servizio, in mano a dei software proprietari, cioè software che ha fatto l'azienda X, che se io voglio fargli una modifica devo andare dall'azienda e dire ti do i soldi, dammi la modifica. Quindi io sono come con le mani legate in base all'altra azienda e devo sempre pagare per avere le modifiche che voglio. No? L'Inghilterra, ad esempio, il governo inglese, obbliga chiunque vuole usare, sviluppare software per il governo inglese, obbliga che il software sia aperto, quindi ci sia con i sorgenti disponibili, e obbliga anche a usare una metodologia di sviluppo che si chiama Agile, cioè un metodo di sviluppo che tende a tenere molto vicino le esigenze del cliente a quelle che sono gli sviluppi software, per evitare quindi che io faccia tanto lavoro per cose inutili o che non sono quelle che il cliente o l'agenzia o piuttosto che l'ente pubblico desidera avere. Questo è molto importante come a livello culturale che anche noi pensiamo che dobbiamo spingere o dobbiamo convincere chi conosciamo di usare software aperto, specialmente in ambito pubblico. E c'è una campagna che dice public money, public code, cioè denaro pubblico,
sorgenti pubblici. Non devo pagare uno e lui si tiene lui i suoi segreti per un servizio che è collettivo. Questo è un concetto secondo me importantissimo. L'altra cosa era questo qui che vedete, che uscirà tra un paio di mesi, si chiama Udu con la U. È un processore open source, questo è un hardware open source che io avevo finanziato anche quello precedente con una piccola quota di 500 euro. Ho finanziato un progetto prima che esista, cioè io o tutti noi possiamo dare un piccolo contributo su un progetto perché vogliamo che venga realizzato e lo paghiamo prima che esiste. Cioè io, quindi è come se fossi, tra virgolette, facessi parte di quella società, finanziare quella società su un progetto in modo che si realizzi. Allora, questo sistema qua che si chiama Udu Bolt, Bolt sarebbe un po' per dare l'idea di qualcosa che corre veloce. Usain, no? Si chiama Dubolt perché usa un processore che si chiama Ryzen, che è velocissimo ed è un processore, questa macchina qua mi sembra che abbia tre uscite video, quindi posso vedere tre video con quel mini PC, è una scatoletta così, è velocissimo, posso fare realtà virtuale con questa macchina, posso fare realtà aumentata, posso fare tutta una serie di attività di grafica di altissimo livello ed è una macchina da 500 euro. Quindi non è un super PC e posso addirittura metterla, staccarla a multilivelli, quindi usare più processori per eseguire. Quindi è una macchina potentissima, io ho la versione precedente che non era con questa velocità ma era, costava la metà, ho partecipato e spingo perché secondo me è un progetto italiano dove sono coinvolte tutte le università del mondo per sviluppare un hardware che sia aperto e sia facilmente estendibile e migliorabile. Ovviamente su questa macchina gira Linux. Posso far girare anche altro volendo, però ovviamente Linux mi permette di usarla al massimo della potenza. Qui era un po' un'immagine che avevo dato per dare un'idea che se io imposto il lavoro in un certo modo, cioè se io condivido un po' il mio lavoro, ricevo del software gratis, lo miglioro, quindi contribuisco, entro in un circolo positivo dove il sistema migliora continuamente e ho un sistema che ci darà sempre di più, nel senso che non è un qualcosa che io compro e resta lì fermo, congelato, è qualcosa che continuamente si migliora. Non si migliora perché una persona dice voglio che faccia anche questo, perché X persone, 10.000, 100.000, 1 milione di persone, contribuisce per migliorarla e dare i suoi apporti, ciascuno rispetto a una serie di esigenze, e quindi ho qualcosa che migliora continuamente. È chiaro che il software open source, che ha questo tipo di sviluppo, è imbattibile a livello di tecnologia, perché nessuna azienda privata riesce a fare qualcosa come milioni di persone che contribuiscono continuamente allo sviluppo possono riuscire a fare. E soprattutto il risultato di questo tipo di attività è che addirittura le aziende, anche quelle molto grandi che avete visto prima che appartengono alla Linux Foundation, anche loro praticamente finanziano questi progetti, perché loro stesse sanno che loro non possono da sole. Quindi questa Linux Foundation è un'entità enorme, è il progetto open source più grande al mondo, è una cosa veramente di dimensioni enormi. Io avevo dei video per farvi vedere. Forse tu puoi far vedere i video. Dove ci sono i video, non riesco a vedere i video. No. Cioè di qua da me sta partendo il video. Giro il monitor. Sì. Ecco, questo è un progetto che ho presentato con il nostro gruppo del PNLU, che abbiamo presentato a Bruxelles. Questa è la gestione di un magazzino 3D, cioè il fatto che io posso avere le ubicazioni del magazzino, quindi disegnare com'è strutturato il mio magazzino, dove movimento il materiale in azienda, e vederlo in 3D e navigare all'interno del magazzino in 3D. Abbiamo presentato questo progetto, quindi un gestionale dove io vedo le ubicazioni con le giacenze nel solito elenco tipo in Excel, diciamo, come visualizzazione. Però se voglio lo vedo anche così, lo vedo in 3D. Questo progetto è stato fatto in collaborazione con me, una persona
ho partecipato io, una persona di Torino molto brava che conosceva molto bene Udo, e un professore del Matteussi, non so se conoscete un certo Loris Tessino, che è stato bravissimo, che siamo riusciti a portare, mettere assieme delle tecnologie che fino a poco tempo fa erano impensabili da mettere assieme, le abbiamo messe assieme. Quindi abbiamo messo assieme un software open source gestionale con una visualizzazione grafica 3D open source, che è 3JS, le abbiamo messe assieme e quindi questa tecnologia dà dei risultati impensabili, di vedere quindi le ubicazioni del magazzino. In questo caso noi l'abbiamo fatto illuminando le ubicazioni in base all'indice di rotazione del materiale, in modo da capire a vista d'occhio dove erano le ubicazioni del magazzino che ruotavano di più, e quindi mettere più vicine alle bocche di carico, comunque alle zone di prelievo, di picking si dice in termini tecnici, mettere più vicino il materiale in modo da essere più veloci nel fare le movimentazioni di prelievo. Questo era l'obiettivo, però ci possono essere mille obiettivi. Una delle cose che vorremmo fare è di permettere la visualizzazione in 3D, visto che ci sono persone sia del PNLUG, sia di U2 e di altre che condividono con i progetti, molto competenti nel ramo CAD, di poter visualizzare. Quindi io vedo un prodotto, lo visualizzo, lo posso anche visualizzare in 3D e lo posso manipolare. Quindi fare un'interfaccia CAD dentro un gestionale solo utilizzando tecnologia web. Quindi tecnologie estremamente avanzate. Se qualcuno di voi è curioso, possiamo farvi vedere qualcosa. No, volevo capire se potevo aiutarti col video, ma tu hai già provato, Ivo, non c'è modo di farlo vedere? No. Allora, questo qui che vedete è un esempio di com'è la schermata di Udo, che è questo gestionale che noi abbiamo spinto. Questo gestionale è un po' come un telefonino con le app. Quando lo apro non c'è niente. Io dico, voglio usare il magazzino, la destina e ordini, voglio usare la sagra. Schiaccio il pulsante, che è uno di quelli lì, sono le app, come concetto. Schiaccio il pulsante, che è uno script, attiva, crea le tabelle sul database, attiva i programmi e io inizio a usarlo. Quindi è un gestionale estremamente semplice per chi inizia a usarlo. Ha un'interfaccia web, io non devo installare nulla. Se voglio usarlo nei server di Udo, posso usarlo. Ad esempio, se io metto nel nome del sito, che è di tipo education, quindi nel nome del sito inserisco, io sono, non so, scuolamatteussi.education.it, qualcosa del genere, io posso utilizzarlo anche per un numero, penso, oltre i 30 giorni, posso usarlo in maniera gratuita, posso provarlo e fare quello che voglio. Quindi per le scuole è un'opportunità importante, che senza dover installare software, senza dover fare niente, a me basta un browser, posso usarlo anche sul telefonino, volendo, sul tablet, quindi sul Mac, se a me piace il Mac, piuttosto che su Linux o su Windows. Basta un browser e posso collegarmi al sito, mi iscrivo, metto che la mia scuola è con education all'interno del nome e lo utilizzo in forma gratuita, posso vedere quello che voglio. Quindi posso sperimentarlo, provare, vedere. Ci sono tantissime applicazioni. Oltre a quelle che la casa madre mette a disposizione nel loro setup, esiste una comunità, cioè tante sia aziende private, software house, sia gruppi come noi del PNLUG, che sviluppano in tutto il mondo, India, Cina, in tutto il mondo, in Africa. Pensate che mediamente ogni stato africano ha più installazioni di Udo che in Italia, per dire, perché il software è gratuito, specialmente i paesi in via di sviluppo lo utilizzano, e c'è gente anche brava a sviluppare. Ci sono molti indiani che sviluppano e sono molto bravi anche. E quindi ho tutta questa comunità che sviluppa, che a me serve una funzionalità, che magari voglio avere un'app che gestisce, non so, un car wash, cioè un autolavaggio. Prendo l'app, magari la pago 300 euro, la installo e uso, e ho tutto un sistema per gestire un autolavaggio, piuttosto che un ristorante, piuttosto che un'officina, piuttosto che qualsiasi cosa. Quindi esistono migliaia, decine di migliaia di app. Questo di Udo è l'app store gestionale numero uno al mondo.
Visto che noi vi presentiamo e ci siamo fatti una serie di competenze, parliamo del numero uno al mondo, come numero di applicativi disponibili, come dimensioni di questo store. Quindi è una cosa molto, molto diffusa ed importante. Ma qua ho messo dei grafici dove secondo me vi sprono un po' a provare, nel senso che il concetto di fondo è che io devo conoscere qualcosina, magari io spero di avervi buttato un po' buttato insieme per la curiosità, no? Devo provare, devo mettermi lì a provare a usarlo e se mi piace poi utilizzo e lo faccio funzionare, magari lo uso in ambiti dove a me serve, perché ognuno di noi magari abbiamo delle passioni o qualcosa. E una delle cose che ti permette di fare Odoo, se uno è appassionato di fare che ne so, confezioni in regalo, cosa, posso farmi il mio sito web, perché all'interno di questo programma c'è un'app per fare siti web in maniera drag and drop molto veloce, molto semplice. Posso farmi il sito, quindi posso fare un e-commerce, cioè fare un piccolo Amazon in casa dove io posso vendere dei servizi e gestire i pagamenti, gestire anche tutto il flusso e gestire un magazzino, gestire gli ordini attivi, gli acquisti. Sì, è un sistema molto esteso e molto ampio. Esiste tra le varie app anche l'app di tipo education, cioè la possibilità di dire io gestisco una scuola piuttosto che un istituto o qualcosa con Odoo, ed è un'app ovviamente libera e gratuita. Qua vi lascio questa ultima slide che, siccome io vi racconto un po' la mia esperienza, io 4-5 anni fa che sono approdato in questo mondo, quando uno vede Linux dice ma cosa mi installo? E si apre un mondo enorme, 10.000 distribuzioni, tantissimi tipi di interfacce grafiche, tantissimi tipi di... E lui dice ma cosa scelgo io qua adesso con tutte queste ampie possibilità di scelta? Dopo tutto questo tempo, a voi, io vi do questo consiglio. Provate a installarvi Linux Mint, perché è uno dei più semplici e più personalizzabili. E secondo me il primo approccio deve essere un approccio che chi di voi entra in questo mondo non deve vederlo complicato o troppo difficile. Deve vederlo facile, che con una chiavetta carico il sistema, funziona, mi ritrovo un po' nella logica, perché magari per certi aspetti è simile ad altri sistemi operativi, quindi... Io vi consiglio, se avete un'idea di provarlo, provate a usare Linux Mint, che secondo me è il primo passo ed è il più facile da iniziare. Ecco, io questo intervento l'avrei finito. Se avete qualche domanda di qualsiasi genere, anche sulle ciliegie, se vi interessa o su altre cose, siamo a disposizione. Un giga e 7, un giga e 8, però quando tu fai la chiavetta ti serve una chiavetta da 8 giga, diciamo, se vuoi caricarlo. Quindi ci sono varie istruzioni, se trovi su internet ce ne sono vari link dove ti dice cosa fare. Diciamo che devi avere un programmino che tu devi scaricare, questa ISO si chiama, cioè sarebbe un floppy disk dentro un file, no? Quindi è Linux Mint 19.iso, è un filetto. Devi prendere un programma che ti mette questo filetto nella chiavetta, lui ti cancella quello che c'è nella chiavetta e ti rende la chiavetta, si dice, avviabile, cioè la fa diventare che se tu la metti in un PC, poi il PC la vede e fa partire il sistema dalla chiavetta. Okay? Uno dei programmi facili da usare, che è multipiattaforma, che funziona, è Etsker, che è un programmino che si scarica, è gratuito, anche questo, che ti permette di fare questa operazione. Cioè, una volta scaricato il programma, carico questo programmino che è intorno ai 50 mega. Poi prende questa ISO e la mette nella chiavetta praticamente. Una volta che ho fatto questa operazione, riavvio il PC, gli dico che può avviarsi anche da chiavetta. A volte qualche PC non è impostato, devo dirgli che posso anche avviare da chiavetta. E a quel punto parte il sistema dalla chiavetta e posso vedere questo sistema operativo. Comunque, se voi avete qualsiasi tipo di problema, venite un martedì sera qui e ci sarà sicuramente qualcuno di noi che vi dà una mano a risolverlo. Perché una delle cose importanti è che il mondo è enorme, no? Ci sono tantissime competenze che uno deve avere e noi non possiamo averle tutte. E magari se troviamo un gruppo che ci aiuta o che ci dà
il là, quando abbiamo una difficoltà, è molto importante, riusciamo poi ad andare avanti. Per me è stato così e penso anche per molti di noi. Quanto riguarda il gestionale, è oggi il PR compliance? C'è stato un talk a questo riguardo che trovate anche su YouTube. Su YouTube ci sono, sulla Google Experience 2018, c'è proprio un talk sul GDPR, fatto lì a Bruxelles, qui a ottobre, il primi di ottobre. Quindi, vedete, Odoo Experience 2018, GDPR, lo trovi su YouTube. E, diciamo, ci sono state circa più di 100, non so se 160 conferenze. Se uno vuole imparare, se ha tantissimo tempo, può vedere tantissime cose, no? Una delle quali è il GDPR. Se voi volete venirci a trovare qua e avete qualche dubbio, noi siamo a disposizione. Non so, il martedì c'è un numero, oppure ci scrivete una mail, andate sul sito pnloop.it e trovate la mail o un indirizzo, poi voi fate la domanda e in qualche modo poi vi rispondiamo. Grazie. La risposta è sì. Ok. Posso farti io una domanda? Sì. Non ho superato la scuola un po' di anni fa, sì. E mio figlio mi ha così detto: ma vai a sentire di US, sentire di Linux, ma diciamo così, io uso il computer, i programmi che ho nominato prima, Excel, uso PowerPoint. E quindi dice: guarda, può provare, insomma, io ho provato a installare Linux, non so capito niente, ma perché è una questione di tempo, per cui ho detto prova a venire qua a vedere, ho detto vedi per qualche ora così almeno per avere un'infarinatura, non ho avuto il tempo di informarmi su quello che era il programma di odierno, ho capito qualcosa adesso di quello che ho detto. E la mia domanda è se per esempio per chi come me capita per motivi di lavoro o di fare una raccolta dati, ad esempio di uso Excel, oppure presentazioni che abitualmente faccio in PowerPoint con tutti i limiti che hanno. Io per esempio adesso vedo molto usare i miei colleghi anche video, però a me l'idea di fare il video che so che pesa, ha un certo peso dal punto di vista poi nel trasferire queste sul computer. Allora mi chiedo, questi nuovi mezzi, scusa la banalità, ma non essendo esperto, essendo utente, io mi metto vivo con un'unità quella che è la mia situazione. Per cui dico, se c'è qualcosa che davvero è utilizzabile anche da chi come me usa un computer aziendale, per cui l'azienda ti dice sì, però non puoi mettere dei programmi, le aziende ovviamente si tutelano per evitare magari che qualcuno faccia delle porcherie. Però da quello che ho capito, ormai in moltissime aziende si usa Linux, anzi probabilmente con maggiore sicurezza. Detto così, faccio una domanda. Allora, se tu hai bisogno di usare Excel o PowerPoint, in realtà esistono dei programmi che hanno le stesse potenzialità, che sono open source, uno di questi è LibreOffice. LibreOffice è... Posso aprire gli stessi file che ho salvato in formato XLS o XLSX. Esiste anche un formato open, nel senso che tutta la comunità mondiale è dell'idea che io non devo salvare i miei dati in un formato di un software proprietario, ma in un formato di un software aperto. E questa è la Open Document Foundation che ha creato dei formati Calc, Write, che sono degli standard aperti, quindi io posso salvare anche da Word in questo formato e leggere. Comunque LibreOffice legge qualsiasi formato. Com'è? Per me il vantaggio in questo caso, al di là dell'aspetto etico e via, sì. Ma dato che in questo caso il programma è installato sul computer dell'azienda, per cui io ho sempre pensato che a me dà delle performance migliori, per esempio per esprimermi in un modo più accattivante. Quando anni fa ho visto la tesi che ha fatto mio figlio con un programma, ho detto bellina, che programma hai usato? Adesso non ricordo se era InDesign o qualcosa del genere. Ho provato, ovviamente ci vuole
tempo, esperienza, competenza, però ne ho fatte anche una così e mi sembrava comunque un qualcosa di diverso. A me serve quel poco tempo che posso dedicare a questo, io uso il mezzo, non voglio diventare un esperto del programma, ecco, sono in una posizione diversa, però effettivamente vedo questo entusiasmo dell'esito di mio figlio, quindi ho una mezza confusione tra Linux e Ubuntu perché già sono... Ecco, intanto bisogna conoscere il tuo figlio che lo mandi qua con noi perché si vede che è uno che gli piace e sa, quindi sì. Cosa da fare lo mandi con martedì sera che deve far parte del figlio Luca. Assolutamente. Sì, mio figlio è qua adesso ma non so dove, ci siamo sentiti prima viene spesso nel vostro giro. No, allora io volevo dire una cosa che è fondamentale. Il mondo del software sta andando sempre di più nel mondo web, nel senso che anche il gestionale O2 è così, ma molti software sono di tipo web, cioè io non devo installare nulla, io uso un programma da un sito. Sostanzialmente esistono per disegnare piuttosto che per fare presentazioni. Le presentazioni oggi, quelle più moderne, quelle più accattivanti, sono di tipo web. Nel senso non, è neanche, non uso neanche un programmino che si chiama InDesign o cose così. Sono degli applicativi che io basta che uso un browser e li sviluppo. E per dire, il magazzino 3D che vedevate prima usa delle librerie web che si chiama 3JS, sono delle librerie open source web dove io ho del codice JavaScript, cioè JavaScript è il linguaggio con cui lavorano i browser, che interfacciano direttamente la scheda grafica e usano tutta la potenza della grafica del PC per tradurre quindi movimenti 3D in a video. Il mondo futuro andrà in 3D. È altamente probabile che arriviamo nel mondo aumentato, realtà aumentata, 3D, eccetera. Quindi quello che oggi, il secolo scorso c'erano i dischi rotanti, oggi i dischi rotanti non ci sono, sono gli SSD, ormai gli SSD c'è già quelli di seconda generazione, sono 10 volte più veloci degli SSD di qualche anno fa, e il mondo va avanti, cioè una volta erano i dischi erano così, poi così, poi così. Adesso il disco, non so se avete mai visto, è una schedina. I dischi, gli SSD nuovi, gli M, quelli del bus M.2 sono come delle schedine RAM oggi, no? Tra 5 anni chissà cosa sarà, magari sarà una robetta che metti lì, un francobollo che metto sulla scheda che mi fa la scheda da disco, non so. E così anche le presentazioni, non so, noi siamo un po' legati a tecnologie vecchie, tipo Word, no? Che c'era il Microsoft, che tecnologia di 25-30 anni fa. Oggi il mondo è tutto web, quindi il 3D, se voi vedete 3JS, posso vedere delle auto, configurarle, cambiare i colori, vederle in 3D, girarle, cioè io posso fare cose incredibili che tempo fa erano impensabili, e senza installare nulla, non installo nulla, uso un browser. In termini di sicurezza, perché quando metti delle informazioni... allora, la sicurezza noi che siamo un po' del settore è una cosa quasi finta per certi aspetti, nel senso che addirittura è risultato che tutti i chip Intel hanno al loro interno un sottochip che gestisce un web server, ad esempio, piuttosto che sono delle cose, gli inglesi chiamano backdoor, cioè delle porte secondarie che noi non sappiamo, che ogni giorno ne salta fuori che ce n'è una nuova, che magari esistono da 10 anni. Quindi questo tema è un tema della sicurezza difficile. Diciamo che Linux, una delle cose più importanti che ha, è che avendo il codice aperto, se c'è qualcuno che fa delle cose strane, qualcuno può anche sistemarle o vederle, perché magari noi non possiamo farlo, ma esistono tantissime persone al mondo che possono farlo. Ok, quindi io andrei su software aperto se volessi puntare sulla sicurezza. Io devo concludere perché mi hanno detto così, vi auguro che oggi passate una bella giornata e che magari venite a trovarci.